per capirci, lì c'è chi vi indicherà come salire in ristorante. È inutile che andate adesso perché è chiuso, fermi. Due, c'è un ospite che ci ha raggiunto, voleva portare il saluto e io sono contento di lasciargli subito la parola al saluto per la neo onorevole Moretti Alessandra, che così la avviciniamo qua, prego, vada pure. Buonasera, io vi saluto, saluto il questore, il prefetto, saluto gli ospiti, saluto tutti voi, vi do un benvenuto a Vicenza. Io sono stata vice sindaco e da qualche mese non lo sono più, lo dico con malincuore perché ovviamente l'attività amministrativa è sempre molto avvincente. E recentemente, ieri mi sembra, il sindaco Variati, che voi avete conosciuto, ha lanciato un appello, ha scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, per sollecitare dei provvedimenti efficaci e concreti per dar modo agli amministratori locali, che sono quelli che come voi sono in trincea tutti i giorni, ad avere strumenti per contrastare in maniera efficace la criminalità. Ecco, io credo che se si dà più aiuto agli amministratori locali e alle forze di polizia che voi rappresentate oggi qui, forse si vive meglio nelle città e si vive in maggiore sicurezza. Per cui grazie e buon lavoro. Grazie onorevole. Vi faccio notare che siamo in diretta streaming. Accendendo il microfono. Quindi è da... Posso dirlo, se per caso mi ascolta, te l'abbiamo messo perché non sei riuscito a bloccarci. Si erano dati appuntamento per questa sera con i flussi da tutte le parti d'Italia, siamo stati più bravi noi stavolta, grazie ai nostri amici dell'Ufficio Comunicazione e Immagine, che sono fenomenali. Abbiamo i saluti di... Attenzione, doveva scattare la musichetta, però insomma non importa. La musichetta me la fai saltare. Amico del Coispo, un saluto da me e dal Bassotto. Ora, la verità è che non siamo con voi a Vicenza perché io e il Bassotto abbiamo organizzato un mini convegno di concorrenza con tema chi difende i difensori, vero Bassotto? Perché il problema è questo: voi dovete difendere tutti noi, ma chi difende voi? Mi spiace dirvelo, ma al termine del convegno è venuto fuori che vi siamo rimasti io e il Bassotto. Quindi se volete cominciare a tremare, potete tremare pure. Ecco, in realtà non siamo con voi, avremmo voluto essere con voi, ma io sono in viaggio, quindi in realtà sto partendo per le vacanze, che è una bella cosa. Di certo il nostro lavoro insieme è cominciato da tempo e non finirà, quindi voi adesso prenderete decisioni importanti su come difendere i difensori e saprete che accanto, ora non so, spero che vi basti, avrete Stefania Petix e il Bassotto. Speriamo di essere con voi almeno la prossima volta. Per il momento un saluto a tutti voi e buon lavoro. Una cosa carina.